Signore e signori, l'evento sta iniziando. Siete pregati di accomodarvi. Grazie. Signore e signori, l'evento sta iniziando. Siete pregati di accomodarvi. Grazie. Diamo il benvenuto a Deborah Rosciani, giornalista di Radio 24 e Il Sole 24 Ore. Buonasera a tutti. Grazie ancora una volta.
per avermi dato la possibilità di accompagnarvi nella presentazione di questo pomeriggio, di questo evento, di questa iniziativa, sempre decisamente molto apprezzabile per le finalità che ha e per la missione che ha. E quindi ufficialmente benvenuti a tutti alla 10ª edizione del Premio Eccellenze d'Impresa, quindi direi che solo questo merita un ulteriore applauso, perché raggiungiamo un anniversario rotondo e quindi ulteriormente va valorizzato. Allora, questa è un'iniziativa, lo sapete bene, perché insomma gli avventori di questa platea sono sicuramente degli affezionati, ma siccome abbiamo anche molte persone che ci seguono con lo streaming, magari diamo anche un po' qualche informazione in più rispetto a chi non conosce questa iniziativa promossa da Arcafondi SGR, GEA Consulenti di Direzione e Harvard Business Review Italia. Questo è un riconoscimento molto importante, perché viene dato alle nostre eccellenze di impresa, viene assegnato a tutte quelle imprese che, nonostante questi frangenti difficili che stiamo vivendo, ma per la verità probabilmente lo dicevo anche con alcuni degli ospiti che poi si avvicenderanno su questo palco, ormai presento questo premio da molto tempo e ogni anno lo caratterizziamo come un anno sfidante, un anno problematico, un anno che ha una certa caratteristica di crisi o sicuramente un problema. Quindi insomma è un tema che ci accompagna da qualche tempo, ma in realtà le imprese che andiamo a premiare sono le imprese che sfidano questi venti tempestosi con grande coraggio, con capacità di innovazione, riescono a conquistare continuamente nuovi mercati, continuano ad implementare le loro politiche ESG, quindi grande attenzione all'ambiente, all'impatto della propria attività sul territorio, e insomma imprese che dimostrano di continuare ad avere un forte potenziale di crescita. Va ricordato che l'adesione a questo premio è gratuita ed è su autocandidatura. Pensate che quest'anno sono state oltre 150 le aziende che si sono proposte nelle quattro categorie, che sono crescita e sostenibilità, innovazione e tecnologia, internazionalizzazione e rising star. Per ogni categoria, poi lo seguiremo insieme, tutto il percorso, sarà premiato un vincitore e tra i quattro vincitori verrà poi designato, individuato, eletto, è già stato eletto, il vincitore assoluto. Un grazie particolare va alla giuria che ha esaminato tutte le aziende candidate, giuria composta da Marco Fortis, vicepresidente di Fondazione Edison, da Gabriele Galateri, presidente dell'Istituto Italiano di Tecnologia, Francesca Mariotti, già direttore generale di Confindustria, Cristina Scocchia, amministratore delegato di Illy Caffè e Fabrizio Testa, amministratore delegato di Borsa Italiana, a cui tocca il compito di dare il via ufficiale a questa serata con il primo saluto, chiamiamolo così, istituzionale. Dottor Testa, buonasera, grazie. Grazie, ci davamo del tu, quindi grazie Deborah. Ah sì, no, pensavo che fosse una cosa così privata, invece no, anche no, pubblicamente, ormai siamo amici. Niente, grazie a tutti, Ugo benvenuto, Luigi benvenuto, avremo anche qui, posso dirlo? Il nuovo presidente di Confindustria, grazie per... Il nuovo direttore generale di Confindustria, grazie per venire qui al nostro primo evento. Come diceva Deborah, ora qui si parla di, non devo toccare, qui si parla di eccellenze, e quello che esattamente cerchiamo di portare in borsa quest'anno, siamo stati particolarmente attivi soprattutto con le piccole e medie imprese, perché siamo riusciti a portarne più di 30, saluto Giovanna, ed è questo un po' quello che noi ci proponiamo come obiettivo, e abbiamo i team che non fanno altro che avere delle iniziative soprattutto sul territorio, proprio per scovare le eccellenze. Abbiamo dei team che con programmi tipo pre-IPO Ready oppure Tech Leaders vanno alla ricerca di società che sono pronte per la quotazione, quindi per iniziare con loro un percorso di quotazione. Ma poi abbiamo quella che è una perla, che è l'Elite, che invece è alla ricerca di scale up, quindi non società che sono pronte subito per la quotazione, ma società che hanno bisogno di essere un po' accompagnate e
devono iniziare a capire come funzionano i mercati dei capitali, come trovare delle fonti di finanziamento alternativo, e grazie ad Elite riescono proprio a fare questo, e poi ovviamente cerchiamo di portarci. Quindi grazie ancora, apro quindi i lavori, la serata, e vi aspetto prossimo anno. Grazie. Grazie Fabrizio Testa, CEO di Borsa Italiana. Attività sempre molto vivace in questo palazzo, e questo ci fa particolarmente piacere. Speriamo che sia di ulteriore buon auspicio per tante aziende che accarezzano l'idea di approdare in borsa, ma ancora non hanno trovato il momento giusto per farlo, il coraggio per farlo, perché poi è anche una sfida che per molti imprenditori risulta piuttosto coraggiosa. Vorrei accanto a me adesso uno degli organizzatori di questo premio. Vi ho ricordato prima il trio delle istituzioni, delle organizzazioni appunto a cui dobbiamo il premio Eccellenza ed Imprese, quindi Luigi Consiglio, presidente emerito di GEA Consulenti di Direzione. Grazie Deborah, e io, siccome tu ami le improvvisate, chiamo sul palco anche Ugo Loser, con il quale voglio condividere questa apertura, perché è grazie ad Ugo e ad Arca che Eccellenza d'Impresa è arrivato dove è, quindi non sarebbe possibile non iniziare questo decimo premio senza l'introduzione anche di Ugo Loser. Allora, Ugo, è un bilancio, 10 anni di premi, più attrattività finanziaria, abbiamo premiato oltre 100 realtà italiane, e quindi chiedo a te di darci 2 insight dal punto di vista della finanza sulla credibilità di questo paese. Ma io credo che abbiamo dimostrato su questo palco che le imprese italiane hanno un modello di business vincente che le porta a essere eccellenti, e questo modello di business si basa su dei fattori che sono la specializzazione, la flessibilità, l'innovazione, l'imprenditorialità, che consente alle aziende italiane di acquisire posizioni di leadership in nicchie però globali. E questo modello di business è estremamente resiliente, parola molto di moda oggi, e quindi queste aziende riescono a mantenere l'eccellenza anche a fronte di cicli economici negativi e situazioni, diciamo, di vento contrario che si trovano, e prosperano, mentre modelli di multinazionali globali chiaramente sono per definizione molto più esposti al ciclo economico e alle evoluzioni dell'economia. Certo, rispetto a questo io vorrei soltanto aggiungere che queste crisi successive stanno perfino temprando, ma in ogni caso noi in termini competitivi abbiamo un livello di diversificazione tale, che hai appena detto, ma abbiamo anche una dimensione tale che ci permette di assorbire i cicli della domanda, per cui abbiamo un setting competitivo migliore. L'esempio lo avremo questa sera, in cui il tema della serata è proprio come resistere a queste fortissime oscillazioni che stanno continuando ad accadere sul nostro sistema economico. Grazie Luigi. Vuoi raccontarci, Luigi, qualcosa anche rispetto alle 150 candidature che sono arrivate? Insomma, che cosa hanno rappresentato? Qual è il quadro che è emerso rispetto anche alle aziende, appunto, che chiedono di avere una visibilità rispetto alla loro attività grazie a queste iniziative? Ecco, questo è un po' il punto per cui questo premio è nato, e vorrei ricordarlo. Il premio è nato perché in questo paese, dopo l'enorme tensione politica che abbiamo avuto negli anni, dopo gli anni 80, negli anni 90, sicuramente continuavamo a ripeterci che l'Italia era un paese di straccioni ed eravamo praticamente attaccati alla Grecia. Questo ancora negli anni 2000. Allora abbiamo detto: questo non è vero. Noi come GEA abbiamo seguito più di 2000 famiglie imprenditoriali italiane, non è vero, va detto. Lo diciamo qua, lo diciamo da 10 anni, insieme ad Arca e insieme ad Harvard, primo. Secondo, abbiamo colto l'occasione per continuare a veicolare su questo tessuto le best practice del mondo, attraverso anche la collaborazione con Harvard Business Review e attraverso tutta l'attività di studi e ricerche che facciamo. Quindi il ruolo di questo momento è un ruolo, fatemelo dire, di racconto e di celebrazione anche per la stampa.
proprio perché è in borsa e non sono solo le quotate il patrimonio di questo paese, ma vanno raccontate anche le aziende piccole, le start-up. Vi ricordo una sola per tutte, abbiamo premiato tra le prime Tecnoprobe, un'azienda oggi miliardaria, fondata da un signore che è andato in pensione. Questo ci dice tantissimo anche rispetto al progetto di inclusività, perché se tu sei andato in pensione non hai perso mai la voglia di superarti, e questa diventa la parola d'ordine da ora in poi per il 2024. Grazie, e di 2024 parleremo peraltro più avanti nella tavola rotonda nella quale vi richiamerò, quindi per adesso vi concedo di ritornare. Grazie. Di ritornare appunto seduti in platea, perché noi andiamo avanti. Grazie. Grazie. Ad Ugo Loser, a Luigi Consiglio, che appunto poi ritroveremo anche nella tavola rotonda finale che faremo con i premiati di questa sera. 10 edizioni sono tante, allora grazie anche a Luigi Consiglio per averci richiamato il senso di questo premio. E adesso, prima di entrare nel vivo della premiazione, è il momento di cedere la parola al direttore generale di Confindustria, Raffaele Langella, che invito a salire sul palco. È trattenuto nel traffico. Ah, ecco. Quindi chiedo la cortesia di invertire l'ordine e quindi di ascoltare l'intervento al professor Marco Fortis, che avrebbe dovuto introdurre, però purtroppo il traffico è più forte di noi. Va benissimo, siamo qui anche per gestire questo, d'altronde sappiamo benissimo come funziona in questo periodo qui a Milano come in altre grandi città italiane. Adesso non vorrei aprire la polemica del momento con i taxi, ma insomma siamo un po' tutti imbottigliati. Professor Fortis, grazie, ci racconti un po' l'impresa italiana, che stato di salute ha in questo momento? Grazie. Grazie dell'invito. La flessibilità non è solo una caratteristica delle piccole e medie imprese del modello, ma anche dei relatori. E quindi proverò ad anticipare alcuni temi che poi saranno analizzati nella tavola rotonda. Del resto, appunto, dovevo introdurre la tavola. E il tema è la competitività delle imprese italiane tra discontinuità e tassi alti. Beh, intanto dobbiamo dire che la discontinuità non è stata certamente quella del nostro modello produttivo, che voi avete iniziato 10 anni fa a fare questi premi di eccellenza di impresa. Possiamo dire che da 8 anni, quindi con grande continuità, che il nostro sistema produttivo si sta modernando, sta diventando più competitivo di anno in anno. E i risultati si sono visti. Direi che tra tutti i numeri che forse si potrebbero tirar fuori in questo momento per far capire quanto è eccellente il nostro sistema produttivo, che è stato a lungo in passato sottovalutato, c'è stato anche un momento in cui si diceva che bisogna lasciare addirittura la manifattura, entriamo nei servizi avanzati. Ci sono stati anni in cui gli economisti straparlavano letteralmente in questo paese. Si diceva che bisognava fare i servizi avanzati, la manifattura sarebbe andata in declino. Beh, oggi abbiamo la 7ª manifattura del mondo, ma nei primi 6 mesi di quest'anno abbiamo esportato come il Giappone. Cioè, il Giappone è il doppio dell'Italia come dimensioni di popolazione, ha una grandissima economia, l'Italia esporta ormai come il Giappone. È vero che lo yen si sta un po' svalutando, ma mentre l'export italiano non ha conosciuto, diciamo, freni, non si è mai fermato in questi anni, questo ci ha permesso appunto di arrivare a questo livello straordinario. Siamo cioè il 4º paese al mondo col Giappone per esportazioni. Qualcuno dirà, ma prima c'è l'Olanda. L'Olanda non fa esportazioni, fa passare le merci dentro i propri porti, quindi ha calcolato l'ufficio di statistica olandese che l'export vero dell'Olanda è la metà di quello che appare dalle statistiche. Quindi possiamo dire che l'Italia ormai è con il Giappone al 4º posto per esportazioni. Un risultato straordinario che viene dal fatto che il nostro modello produttivo, come dicevamo prima, ha degli elementi di forza che si sono in qualche modo addirittura ulteriormente consolidati negli ultimi anni. Il primo è questo modello, diciamo, di dimensione di impresa flessibile. Pensate che
le imprese da 50 fino a 2000 addetti fanno quasi il 75% del nostro export. Quindi stiamo parlando di imprese medie da 50 addetti fino a 2000, ma quella da 2000 non è poi molto diversa da quella da 50, da 100, da 200 addetti. È la stessa mentalità imprenditoriale, quasi sempre imprese familiari, che poi non è vero che mettono... c'è il nepotismo, mettono anche dei manager. In questi anni abbiamo visto tanti manager entrare nelle imprese familiari. Le imprese familiari italiane sono un punto di forza straordinario. Purtroppo mancano dati per fare i confronti internazionali, ma pensate che le medie imprese da 50 fino a 250 addetti dell'Italia sono le prime, diciamo, a livello OCSE per esportazioni. Cioè esportano di più delle medie imprese tedesche e di quelle americane. Probabilmente al mondo, se avessimo i dati della Cina e del Giappone, siamo dietro come export delle medie imprese manifatturiere solo alla Cina e al Giappone. Quindi è un dato incredibile. Poi se ci aggiungessimo tutte le altre che arrivano fino a 2000 addetti, potessimo fare dei confronti con gli altri paesi, io credo che le imprese italiane da 50 fino a 2000 addetti esportano più di qualunque altro tipo di questa categoria di imprese a livello mondiale, forse solo dietro quelle cinesi, che sono talmente tante che non è così facile superarle. Quindi questo la dice lunga sulla forza di un sistema produttivo basato su imprese di dimensioni tali da poter avere politiche estremamente flessibili, imprese che non sono presenti in settori giganteschi, nei mega settori. Noi non abbiamo leadership dell'elettronica. Se abbiamo dei leader in questo campo, abbiamo dei leader di nicchia nell'elettronica, come la Tecnoprob, appunto, che è praticamente sono due o tre imprese a livello mondiale che si dividono questa fetta di mercato specifico, ma non nella grande elettronica, non nella grande industria dell'auto, lì siamo fuori. Però siamo dentro in tutti gli altri settori, con una particolarità che siamo dentro nell'alimentare, come sappiamo, siamo dentro nella moda, siamo dentro nell'arredo casa, nella meccanica. In questi ultimi anni siamo diventati fortissimi anche nella farmaceutica. Qui abbiamo un bel tessuto di medie e grandi imprese italiane, ma gli investitori stranieri sono venuti a investire in Italia. La Pfizer esporta da Ascoli Piceno quasi 10 miliardi di euro di prodotti farmaceutici, perché ha creduto nell'Italia per fare la sua produzione di antivirali contro il Covid. Ecco, questo sistema così flessibile, così adattivo, ha vinto tutte le sfide. In più, grazie al piano Industria 4.0, si è enormemente rafforzato sotto il profilo della tecnologia, dei vantaggi competitivi che derivano dalla tecnologia. Pensate che l'Italia, tra i paesi del G7, ormai ha il più alto rapporto per investimenti in macchinari e mezzi di trasporto sul PIL dopo il Giappone. Giappone è intorno all'8%, l'Italia è sopra il 7%, la Germania è appena sopra il 6%, gli Stati Uniti non arrivano al 6%. Quindi l'Italia è un paese tecnologicamente avanzatissimo, nessuno lo sa, tutti pensano che facciamo ancora la pizza, queste cose qua, ma noi siamo avanzatissimi. Nei settori dove siamo presenti siamo pieni di robot nelle fabbriche. Siamo sesti al mondo per numero di robot industriali installati, ma solo perché la maggior parte dei robot installati sono installati nell'auto e nell'elettronica. Se andiamo a prendere i settori dove operiamo noi, per esempio l'alimentare, l'Italia ha più di 10.000 robot installati nell'industria alimentare, terza al mondo. Davanti a noi ci sono solo giganti, la Cina e gli Stati Uniti. Ma gli Stati Uniti ne hanno 15.000, la Cina ne ha 20.000, cioè non è che siamo così distanti. Vuol dire che la nostra industria alimentare, tutto il nostro sistema agroalimentare, fa il parmigiano reggiano, fa il grana padano, il prosciutto di Parma, il San Daniele, ma ha anche produzioni industriali di massa, di largo consumo, fabbricate nel miglior modo possibile, perché i robot significa anche igiene, controllo della sicurezza e quant'altro. Quindi un'industria alimentare fortissima. E cosa possiamo dire della meccanica? Prodotti in metallo e macchine industriali. Siamo il quarto paese al mondo per robot installati, ne abbiamo 25.000, gli Stati Uniti ne hanno solo 15.000. Cioè, non so se rendo l'idea. Questa Italia qua è l'Italia vera, non quella che leggiamo tutti i giorni sui giornali o nei rapporti delle agenzie di rating. Perché poi potremo aprire, e ne apriremo anche brevemente, una breve parentesi anche su questa cosa che siamo appena sopra, secondo Moody's, il livello spazzatura.
Ma di cosa stiamo parlando? Siamo il paese che oggi è più competitivo al mondo nell'industria manifatturiera in questo momento, grazie anche al fatto che le nostre filiere corte, i distretti, ci hanno permesso di continuare a vendere, a produrre e a vendere ai clienti quando gli altri erano tutti fermi. In questi anni abbiamo acquistato quote di mercato, abbiamo acquisito nuove quote di mercato perché gli altri non consegnavano. E i nuovi clienti che abbiamo preso hanno detto: accidenti, questi italiani sono proprio bravi. E cosa hanno detto? Ma adesso, anche se tornano i cinesi sul mercato, è meglio che lasciamo una quota sempre in mano all'Italia, perché almeno siamo sicuri che quella in periodi di crisi arriva sempre. Questo è il successo che l'Italia è riuscita a conseguire in questi anni. Ripeto, 700 miliardi di dollari di esportazioni l'anno scorso, il Giappone 750. Nei primi sei mesi di quest'anno 350 noi, 350 il Giappone. È una cosa incredibile, ma non l'avete trovata scritta da nessuna parte. Avete trovato invece scritto che siamo indietro a tutti, non cresciamo più, l'anno prossimo non si cresce. Ma cosa vuol dire? Cioè, rispetto ai livelli del 2019, nessun grande paese europeo è davanti all'Italia alla fine di quest'anno e solo la Spagna forse ci raggiungerà l'anno prossimo. L'anno prossimo noi saremo circa il 3,6-3,7% sopra i livelli del 2019, come la Spagna, la Francia e la Germania sono ancora indietro, anche la Gran Bretagna. Quindi, e anche il Giappone. Solo gli Stati Uniti, che non hanno fatto i lockdown, sono davanti di un paio di punti come crescita. Quindi l'Italia di oggi non è più quella dei primi 15 anni di questo secolo. Quell'Italia lì ha passato tre crisi pazzesche, la globalizzazione che l'abbiamo presa in faccia, come un treno. Sono arrivati i cinesi e abbiamo perso un sacco di produzioni di bassa qualità, ma ci siamo ripresi. Poi è arrivata la crisi dei mutui subprime, dove l'Italia non c'entrava assolutamente niente, anche lì crisi dell'export, crollo dell'export, ma di tutti i paesi esportatori, anche della Cina, della Germania. Ci stavamo riprendendo, è arrivata la crisi della Grecia, tre anni di austerità, crollo dei consumi interni, degli investimenti, ma ci siamo ripresi anche da quello. Sono 8 anni che siamo usciti da questo baratro e siamo diventati più competitivi di tutti. Questa è la verità che oggi, diciamo, andrebbe raccontata, come dice Luigi, tutti i giorni sui giornali. Non che la Grecia, accidenti che bravi, pagano meno, hanno uno spread più basso del nostro. Se c'è uno spread più basso del nostro per la Grecia è perché i mercati non capiscono niente dell'Italia in questo momento, anche perché noi stessi gliela stiamo raccontando come non è l'Italia. Stiamo dicendo che siamo sempre lì sull'orlo di una crisi, che il debito pubblico è enorme. Quello della Francia è 200 miliardi più alto del nostro, non lo sa nessuno. La Francia 10 anni fa aveva un debito 300 miliardi più basso del nostro, adesso ce l'ha 200 miliardi più alto. Ma avete mai visto un giornale spiegare questo concetto? E ci dicono: paghiamo 83 miliardi di interessi l'anno scorso. Ma ce li teniamo noi gli interessi, perché il debito, per il 75% il debito pubblico è tutto finanziato da italiani, dalla Banca d'Italia, dalle banche, dalle assicurazioni, dalle famiglie, dalle imprese. Quindi non è che questi interessi escono, rimangono in Italia e fanno diventare più ricchi gli italiani e le banche, le assicurazioni, eccetera, che poi a loro volta ricomprano questi titoli. La Francia paga metà di interessi di noi in totale, ma ne escono di più della Francia ogni anno, più di quanti non ne spenda l'Italia per pagare i creditori stranieri del nostro debito. Questo non lo dice nessuno, non lo sanno neanche le agenzie di rating, se no dovrebbero probabilmente rivedere un po' il giudizio sull'Italia. Quindi escono 100 miliardi di interessi l'anno prossimo, non escono, 80 saranno in Italia. Non so se ho reso l'idea. Quindi non è che stiamo al tracollo. Oltretutto abbiamo la ricchezza interna per poter sostenere il debito. Il nostro debito estero su PIL è il nono d'Europa, non è il primo o il comerito, è il nono d'Europa, perché il nostro debito estero è molto basso. E comunque quei 700 miliardi di debito estero che abbiamo rende felici tanti stranieri, perché scusate, qual è il paese solido che vi dà il tasso di interesse di oggi sul debito pubblico? Solo l'Italia. L'Italia è la manna per gli investitori che devono avere un giardinetto con dentro un titolo sicuro ma che rende. I nostri BTP sono il top mondiale in questo momento, non è che sono sull'orlo del baratro. E fanno felici le famiglie, le nostre banche, la stessa Banca d'Italia che
come la banca tedesca, la Bundesbank, come la Banca di Francia, hanno comprato titoli di Stato col quantitative easing. Ok, però la Banca d'Italia è l'unica che ha fatto un affare, perché ha comprato BTP, e i BTP rendono oggi un sacco di soldi, mentre la banca tedesca che ha comprato i Bund ha comprato dei pezzi di carta che non valgono niente, non rendono nulla. Quindi persino chi ha fatto il quantitative easing per conto della BCE, cioè la Banca d'Italia, oggi guadagna dei soldi. Li guadagnano i nostri grandi istituti di credito, le banche piccole, le assicurazioni, le famiglie che hanno un titolo su cui investire molto solido. Ecco, questa è l'altra faccia dell'Italia delle imprese che funziona, perché anche la finanza pubblica non è così disastrata come continuiamo a raccontarla tutti i giorni. La crescita del PIL c'è, abbiamo avuto una crescita incredibile nel 21, nel 22, nel 23 ci stiamo difendendo, faremo 0,7-0,8, chi se ne importa, la Germania è sotto zero, l'Inghilterra è ferma, la Francia sta facendo 0,7-0,8 anche lei solo perché ha venduto un grande piroscafo, se no i consumi dei francesi in questo momento stanno calando, mentre quelli delle famiglie italiane sono ancora in crescita. Anche questo non me lo dice nessuno, sembra che l'inflazione abbia distrutto le famiglie, oggi leggiamo 10% povertà, sono quasi tutti stranieri questi poveri, cioè cosa stiamo raccontando? Sono povere le badanti che sembra che non guadagnano niente, e poi non è vero perché comunque hanno ormai contratti, vivono nelle famiglie e poi sono poveri in Italia, ma quando vanno nel loro paese sono ricchi perché hanno guadagnato dei soldi. Quindi tutta la letteratura, tutto il racconto sull'Italia in questo momento, mai come in questo momento, è sbagliatissimo. E ha ragione Luigi, bisogna raccontare come è fatta davvero l'Italia. Così magari pagheremo un po' meno tassi di interesse e non ci sarà questo spread assurdo. La Spagna. Vogliamo mettere la Spagna con l'Italia? In questo momento vi dico, vogliamo mettere la Francia con l'Italia? Perché i nostri 20-25 miliardi di interessi sul debito che escono, attenzione, noi ce li ripaghiamo con il surplus di bilancia commerciale. La Francia invece non ha nessun surplus di bilancia commerciale, quindi escono soldi dalla Francia per pagare gli interessi sul debito e escono per pagare le merci che i francesi non sanno esportare e che importano dall'estero. Qual è il risultato di tutto questo? Un altro dato, e chiudo, che dovrebbe far capire alle agenzie di rating che sono completamente fuori dal seminato quando analizzano l'Italia, ma anche la stessa Commissione europea che continua a usare solo due parametri, il debito PIL, il tasso di crescita, ma studia come è fatta l'economia italiana. L'economia italiana in questo momento ha una posizione finanziaria netta sull'estero del 7% positiva in rapporto al PIL. La Francia ce l'ha 25% negativa, la Spagna veleggia sul 65-70, la Grecia e il Portogallo sono oltre il Portogallo sotto il 100% e la Grecia sopra. Questo è il vero rating dell'Italia in questo momento. Siamo un paese che ha una posizione finanziaria positiva sull'estero perché paghiamo pochissimi interessi sul debito pubblico agli stranieri e abbiamo un surplus commerciale enorme che quest'anno chiuderà nuovamente intorno grosso modo ai 25-30 miliardi alla fine dell'anno, ma con un surplus commerciale esclusa l'energia oltre i 100 miliardi, fatto tra l'altro quasi tutto coi paesi extra UE, cioè dove i mercati veramente bisogna combattere col coltello tra i denti. Queste cose lo fanno le imprese di cui celebriamo oggi l'eccellenza. Grazie. Grazie professor Fortis, anche se ha, eccomi qua, terminato il suo intervento, io lo intitolerei il vero rating dell'Italia, mi sembra che possa essere questo il sunto appunto del suo intervento, del quale abbiamo fatto tesoro, perché continueremo a discutere di questi aspetti, ve lo ribadisco ancora, nella conferenza, nella tavola rotonda che faremo tra poco. La faremo quando? Subito dopo la premiazione, a cui diamo il via adesso. Intanto il dottor Langella è arrivato, buonasera, e le darò poi la parola dopo la premiazione, appunto, quindi andiamo a scoprire chi sono i vincitori di questa 10ª edizione di Eccellenze d'Impresa, e per premiarle devo richiamare sul palco Luigi Consiglio Dugoloser. Cortesemente, grazie, raggiungetemi di nuovo. E intanto, mentre ci prepariamo alla premiazione, direi che possiamo anche con un filmato, con delle slide, guardare, riguardare, ripercorrere un po' questi 10 anni riguardando le aziende che hanno vinto nelle 9 edizioni precedenti. Eccole qua.
Beh, vedete, se non riuscite a seguire, citiamo Guzzini. Sì, abbiamo dei brand, sicuramente alcuni estremamente noti. Figlioli, Zucchetti, Caffè Borbone, un caso meraviglioso. Questo è il 2022, questa è l'edizione dello scorso anno. Ah, peraltro c'era Edilizia Acrobatica. Sì, perché abbiamo anche un premio, adesso lo vedremo. Benissimo. Allora, iniziamo dalla categoria crescita e sostenibilità. L'azienda, l'eccellenza d'impresa di questa edizione 2023, per questa categoria l'impresa è l'UVE. Vediamo un breve video e poi ascolteremo la motivazione per cui si è scelto di premiare questa azienda. Fondata nel 1985, l'UVE Group, quotata alla borsa di Milano Euronext Star, è oggi il terzo più grande operatore al mondo nella produzione degli scambiatori di calore ad aria, con un fatturato di 620 milioni di euro e una quota di export dell'83%. È una realtà internazionale in forte crescita, più 25,7% nell'ultimo anno, con 20 stabilimenti in 9 paesi. Progetta e realizza prodotti basandosi su tecnologie d'avanguardia che hanno rivoluzionato il mercato della refrigerazione commerciale e industriale. Vanta uno dei più grandi laboratori di R&D del settore in Europa e collabora con circa 30 università e istituti di ricerca internazionali. Dal 2014 realizza scambiatori di calore che impiegano i fluidi refrigeranti naturali, CO2, NH3 e propano, soluzioni che oggi sono diventate fondamentali per l'eliminazione dei gas a effetto serra. Fin dalla sua fondazione ha tracciato la strada nel settore per migliorare i consumi energetici e ottimizzare le prestazioni delle macchine. Dalla quotazione, avvenuta nel 2015, sono stati aperti 5 nuovi impianti in Polonia, Cina, USA e India ed hanno effettuato 4 acquisizioni strategiche per più di 120 milioni di euro di investimenti. Diciamo che questa è una storia che riassume ulteriormente il contenuto dell'intervento di prima del professor Marco Fortis. Comunque a ritirare il premio l'amministratore delegato e presidente di l'UVE, Matteo Liberali, che invitiamo a salire sul palco. Buonasera. Buonasera, grazie. Ecco che ci raggiunge. Facciamo questo primo contatto, stabiliamo questo primo momento di amicizia, poi i nostri vincitori saranno di nuovo con noi per la conferenza. Complimenti. Dopo per la tavola rotonda. Grazie, complimenti. Ci faccia vedere un po' bene. Una sola parola, scusami, perché c'era un tema che volevo sottolineare, ci siamo sentiti ieri. Non tutti saprete, ma Liberali è stato
direttore generale della Merloni Elettrodomestici, il papà. Allora, siccome la storia di Igea e la storia della Merloni Elettrodomestici sono talmente indissolubilmente legate, ci tenevo a un momento di pensiero al vostro papà che, lasciata la Merloni, dopo la presidenza di Confindustria di Vittorio, fonda la Luve, che festeggiamo stasera. Mi è sembrato un caso veramente particolare, quindi... certo, di nuovo, quasi in pensione. La tenera età di 56 anni ha deciso di diventare imprenditore. Tant'è vero, la società si chiama Lucky Venture, cioè lui vuol dire Lucky Venture, che è stata una delle prime operazioni. Mi ha bruciato la prima domanda che le avrei fatto dopo alla tavola rotonda. Volevo raccontare da che cosa derivasse l'uve, ma insomma ha fatto bene intanto a raccontarci. Grazie. Ci rivediamo dopo, complimenti e congratulazioni. C'è la foto, allora deve avvicinarsi. Mezzo. Ottimo. E poi guardi che 56 anni sono i nuovi 30, e quindi... 56 anni di allora, non sono... Va bene, andiamo a guardare il pelo nell'uovo. Oggi sono i nuovi 30, cos'era, anni 80? Nell'85. Quindi, insomma, sì. Ottimo, grazie. Siete a posto, ragazzi, con le foto? Grazie. Andiamo adesso alla categoria innovazione e tecnologia. Vince... Alma Wave. Vediamo il video e poi daremo lettura della motivazione. In a fast changing world, shaped by great challenges and increasing complexity, our mission is simplicity. We blend the power of technology, innovation, and vertical expertise to support a new paradigm of interaction in everyday life. For customers, employees, and citizens alike. Our investment and commitment is to transform data into powerful insights. For a sustainable future, to optimize resources in strategic sectors, to streamline organizations and day-to-day tasks, and to improve our daily lives. We leverage artificial intelligence to transform complexity into business potential, solving compounded challenges and promoting growth. Our technology, our people, and one single vision: simplicity. Alma Wave, società italiana guidata dalla dottoressa Valeria Sandei, è leader nell'intelligenza artificiale e nell'analisi del linguaggio naturale. In particolare, la società propone tecnologie proprietarie e servizi completi applicati al mondo dei big data per supportare l'evoluzione digitale di aziende e pubbliche amministrazioni. Il gruppo ha 6 società, conta oltre 400 professionisti, ha laboratori tecnologici dedicati ed è presente a livello internazionale con 9 sedi in Italia, 2 in Brasile e 1 in USA. Alma Wave ha registrato una crescita sorprendente, raggiungendo nel 2022 i 48 milioni di euro di ricavi in pochi anni, più 46% solo sul precedente anno, e una profittabilità molto interessante, con un EBITDA margin pari al 25,4% nel 2022. Alma Wave investe costantemente in ricerca e sviluppo per asset tecnologici best of breed, natural language processing, automatic speech recognition, omnichannel conversational platform. A ritirare il premio, la già citata dottoressa Valeria Sandei, amministratore delegato di Alma Wave, buonasera. Grazie e complimenti soprattutto. Adesso abbiamo la consegna del nostro piccolo totem, non tanto piccolo per la verità, anzi un bel... Complimenti. Grazie, complimenti. Io volevo
solo sottolineare e chiedere un commento sul fatto che noi italiani siamo sempre percepiti prima come pizza mandolino, se poi andiamo al livello successivo dicono però sapete fare le Ferrari e tanti pezzi che fanno le Ferrari, però nel software avanzato, nella tecnologia veramente non siamo mai identificati, mentre abbiamo, Tecnoprobo prova, delle competenze che non sono seconde a nessuno, quindi questo lo dimostra e vorrei un commento su questo fronte. Sì, noi investiamo da molti anni nelle tematiche di intelligenza artificiale, questo vuol dire non pensare di essere solo dei data scientist e dei fruitori di tecnologie sviluppate all'estero, ma di poter, in un ecosistema in cui ovviamente si opera, portare con valore le nostre tecnologie sviluppate nei nostri laboratori qui in Italia. Portarle in Italia, chiaramente, perché siamo solo all'inizio di una trasformazione, ma anche all'estero, quindi in tanti paesi. Recentemente abbiamo vinto delle gare importanti in Africa, ad esempio, un continente dalle grandi potenzialità. Quindi ci proviamo. Grazie. Ottimo, ecco, grazie. Io voglio sottolineare solo un dettaglio. Sia Alma Wave, ma la premiata l'anno scorso Reply, ma anche stasera come Elite, sono guidate da donne. Allora, siccome questo è un tema che ci sta molto a cuore, ci tenevo a sottolineare per tutti i presenti che le donne sono alla guida delle imprese con grande successo, come vediamo. Sono questioni che vanno sottolineate, naturalmente ci fa particolarmente piacere. Allora, lasciamo i colleghi fare tutte le foto necessarie, appunto per chiaramente realizzare il consueto reportage fotografico di ricordo di questa 10ª edizione di Eccellenze d'Impresa, soprattutto quest'anno che è la 10ª. Non abbiamo dato, Luigi, ovviamente. Grazie. Dobbiamo continuare a dare valore anche a questo anniversario. Siamo al giro di boa adesso delle premiazioni, passiamo alla categoria internazionalizzazione. Il premio per questa categoria è stato assegnato a Comelit. Sentiamo il video e poi sentiremo la motivazione. Vediamo il video e sentiremo la motivazione. Fondata nel 1956, Comelit progetta e realizza sistemi di videocitofonia, antintrusione, videosorveglianza, domotica, rivelazione incendi e controllo di accessi. Il gruppo, con una quota di export pari al 76% dei ricavi, ha una forte vocazione all'internazionalizzazione, con 10 filiali, 4 uffici di rappresentanza, 6 centri di R&D e una presenza commerciale in oltre 90 paesi. La ricerca e sviluppo è un elemento strategico fondamentale. Di conseguenza, quasi il 30% dei 900 dipendenti del gruppo sono totalmente dedicati ad attività di R&D, con un investimento annuo di circa 8,5% sul fatturato globale. L'obiettivo è quello di ricercare la massima semplicità e funzionalità d'uso, adattandosi alle necessità dei clienti in modo da migliorarne la vita quotidiana. Grazie a questi sforzi in R&D, il binomio tra innovazione, tecnologia e qualità dei prodotti è, ad oggi, ciò che rende il marchio Comelit riconosciuto globalmente. A ritirare il premio invitiamo sul palco Pablo Meloncelli, Communication Manager di Comelit Group. Grazie, è quello che ci sta raggiungendo. Grazie mille. Non indugi. Grazie, complimenti. Buonasera. Eccoci qua, allora, di questa. Grazie mille. Che curiosità avete da chiedere
al nostro ospite. Ma questo sembra uno di quei segmenti di mercato facilmente aggredibile dalla concorrenza globale, perché sono prodotti, diciamo, abbastanza maturi, mentre l'intelligenza artificiale è innovativa, però anche in settori maturi che teoricamente dovrebbero rispondere all'economia di scala riusciamo a essere eccellenti. Qual è il vostro segreto? Il segreto è il supporto, la vicinanza al cliente e offrire una soluzione completa. Chiaramente, prendendo sicuramente i prodotti, ci scontriamo con la globalizzazione, quindi con l'elettronica di altro consumo, ma il nostro valore aggiunto è proprio il servizio al cliente, pre, durante e post vendita. Una grande lezione per tutti. Assolutamente, grazie, perché questo vale per tutti quanti, per tutti coloro che lavorano in ogni settore, in ogni comparto economico produttivo, quindi l'attenzione sicuramente al destinatario del proprio business. Grazie, allora vediamo con le foto i colleghi come stanno procedendo. Ottimo, grazie e complimenti, grazie ancora. Grazie, arrivederci. Siamo arrivati all'ultima categoria, la categoria è Rising Star, il vincitore di questa categoria, allora io la dico in italiano e in inglese e poi vedremo quale sarà la modalità preferita dai diretti interessati. Next 14, Next 14, vediamo prima il video, poi sentiamo la motivazione per cui si è deciso di premiare questa azienda. Guarda avanti. Scopri e coltiva il talento, il tuo e quello degli altri. È l'unica vera possibilità che hai per andare oltre e trasformare un'intuizione nel prossimo grande progetto. Perché è dall'incrocio tra la precisione di un dato e la scintilla di un'idea che nascono cose straordinarie. Accade quando lasci la tua zona di comfort ed entri in relazione con nuove competenze, metodi e soluzioni. È qui che troverai i nuovi leader, capaci di accompagnarti a fare un passo avanti, insieme. Perché che tu lo voglia o no, il cambiamento fa parte della tua natura. Se lo accetti, sei tu a guidarlo verso orizzonti che ancora non conosci. Per creare ogni volta mondi tutti nuovi e definirne i prossimi orizzonti. Per distinguerti dal rumore di fondo e catturare l'attenzione delle persone che hai imparato a conoscere e a raggiungere. Umanità è una parola plurale. Devi saperla osservare e decodificare per valorizzarla nelle sue differenze. È la tua capacità di ascoltare che crea valore. E scoprirai che tutto questo non solo dà senso al tuo lavoro, ma arricchisce la tua vita. Next 14. Connect. Engage. Convert. Next 14 è stata fondata nel 2014 da Marco Ferrari, con lo scopo di aiutare le aziende italiane ad affrontare le sfide che la tecnologia, i dati e l'automazione introducono nel marketing contemporaneo. Oggi è uno dei principali gruppi italiani indipendenti di comunicazione integrata, leader nelle marketing technologies. La società è cresciuta rapidamente, passando da circa 1,8 milioni di euro di fatturato nel 2014 ad oltre 35 milioni di euro nel 2022. Next 14 ha attirato investitori italiani che hanno sostenuto lo sviluppo dell'azienda, con un primo round di raccolta da circa 4,5 milioni di euro nel 2016, con cui è stato finanziato lo sviluppo della piattaforma tecnologica proprietaria Next One. Gli elementi che contraddistinguono il gruppo sono agilità, velocità e flessibilità. Il team di Next 14, beneficiando dei dati raccolti dalla propria piattaforma, accompagna i clienti sia sulla parte creativa che di pianificazione media. Ed è proprio l'amministratore delegato Marco Ferrari che sale sul palco a ritirare il premio con un applauso, naturalmente, vi ringrazio. E quindi abbiamo scoperto che è 14, che ci piace qua perché siete nati in quell'anno. Grazie. Sera. Grazie mille, intanto ecco sì, metta in posizione che agevola i nostri colleghi, le vostre curiosità su questo gruppo, Luigi.
Ugo Loser. Beh, voglio dire, con un tasso di crescita simile anche qui riuscite a investire quasi il fatturato in ricerca e sviluppo. Come riuscite a convincere Ugo Loser a investire, scusate, gli investitori? No, stiamo andando molto veloci. La cosa che mi fa piacere ricordare, collegandomi un pochino a quello che è stato detto prima, la società è partita meno di 10 anni fa. Oggi il 50% delle persone che lavorano con noi è sotto i 30 anni, il 50% sono donne, ma soprattutto il 50% ha dei business label che non esistevano solo 10 anni fa. Quindi quando noi pensiamo che è il futuro, è sempre cupo, che è complicato, io credo che invece il futuro può essere sempre una grande fonte di opportunità. Magnifico, questa era la più bella dichiarazione che lei ci potesse fare. Infatti siamo un po' tutti tornati indietro con la mente. 10 anni fa venivamo fuori dalla famosa crisi del debito sovrano. Non sono mai apparentemente i momenti giusti per lanciarsi un'attività di impresa, invece insomma per l'imprenditore lungimirante con un'idea interessante in testa è sempre il momento giusto. Grazie a Marco, grazie. Ferrari, grazie molte e complimenti. Molto bene, grazie, grazie ancora. E adesso siamo giunti al premio per il vincitore assoluto per l'edizione 2023. Tento di creare un po' di suspense, ma la farò durare pochissimo. Per l'edizione 2023, decima edizione del premio Eccellenze di Impresa, il vincitore assoluto di questa edizione è l'UVE. Quindi ritirare il premio, richiamiamo di nuovo sul palco Matteo Liberale, amministratore delegato. Molto bene. Come mai c'è questa rosa nel vostro, perché sono nel vostro logo? Due fratelli, eh? Grazie. Sì. La genesi della rosa? Sì, esatto. Ma in realtà c'è un dibattito su come è nata. Ah, ecco. Perché mio padre aveva la teoria che fosse stata una sua idea di aggiungere una rosa come elemento di passione a un'azienda che fa meccanica, no? Noi tra quelli premiati oggi siamo sicuramente i meno fashion, no? Intelligenza artificiale, marketing, noi pieghiamo la lamiera, siamo bravissimi a studiare gli scambiatori, però facciamo un lavoro molto più prosaico. In realtà l'idea vera è venuta da un nostro collega inglese dell'ufficio in Inghilterra che nella maglia di rugby della squadra dell'Inghilterra c'è la rosa, per cui quando cercavamo qualcosa da aggiungere al nostro logo lui ha avuto questa idea della rosa, poi è stata l'abbiamo ridisegnata, l'abbiamo rivista, però è piaciuta l'idea di abbinare la passione della rosa con la passione che mettiamo nel nostro lavoro. Se potessimo essere contagiati dalla creatività degli inglesi, questo è veramente un altro inedito. Esatto, bravissimi. Allora vede che il premio se ve lo meritate. Grazie anche tanto Liberali, lo sentiremo di nuovo tra poco, quindi adesso lo lasciamo. Aspettate un attimo, scusate la foto, dovete farla bella, bellissima, perché insomma qui abbiamo un album dei ricordi che deve essere assolutamente completo con tutti coloro che hanno avuto il merito e la bravura per aggiudicarsi il premio Eccellenze di Impresa. Grazie ancora. Grazie. Dopo. Bene, allora per adesso io direi che posso di nuovo rimandarvi a sedere, vi richiamo dopo per la tavola rotonda, come vi dicevo. Adesso l'abbiamo chiamato prima, ma adesso è il momento di sentire chissà quali suggestioni ha potuto portare a casa rispetto alle esperienze che abbiamo sentito fino a questo momento il neo direttore generale di Confindustria, Raffaele Langella, peraltro grande esperto di questioni internazionali, perché fino ad oggi è stato direttore degli affari internazionali di Confindustria, quindi davvero sul tema dell'internazionalizzazione, della quale proveremo a riparlare anche dopo, ci aspettiamo qualche spunto interessante. Grazie. Grazie infinite, molto neo, in realtà è meno di una settimana che sono direttore generale di Confindustria, quindi perdonerete innanzitutto il ritardo, ma anche qualche esitazione. Devo dire che la riunione di oggi, l'intervento che ho avuto modo di ascoltare, quello del professor Fortis, è stato estremamente confortante, almeno dal mio punto di vista. È stato l'intervento di una persona che ha restituito un'immagine fedele e per una volta non pessimistica, non inutilmente pessimistica,
di un sistema produttivo che ha delle risorse immense e che è capace di mettere a frutto molto meglio di quanto pensiamo. La performance delle aziende italiane nell'export è stata, e se l'ho detto prima dal professor Fortis, estremamente brillante persino negli ultimi 4 anni, quindi persino al netto del periodo Covid, quindi persino al netto della gelata che ha colpito gran parte delle economie, non solo occidentali, per ben più di un anno. Le esportazioni italiane sono cresciute dal 2019 ad oggi del 13,8%. Se prendiamo come riferimento la Germania, le esportazioni tedesche sono diminuite del 2,0% e quelle francesi addirittura del 4,7%. Quindi, nonostante il periodo di difficoltà, l'export italiano è enormemente cresciuto. Ed in questo stesso periodo abbiamo avuto l'opportunità di osservare dei cambiamenti strutturali delle imprese italiane orientate all'export, che erano del tutto inattesi e che dimostrano alcune caratteristiche del nostro sistema produttivo sulle quali mi soffermerò in seguito. Le aziende italiane in questo periodo hanno dimostrato di essere capaci di portarsi a monte delle filiere e quindi di sfruttare un posizionamento nell'arco delle catene globali del valore diverso rispetto a quello dei nostri principali competitors internazionali, che tendono a collocarsi più in basso. Hanno realizzato una piccola rivoluzione dimensionale, nel senso che hanno creato anche dei raggruppamenti di imprese che sono stati capaci di aggredire i mercati internazionali in maniera più efficace, ma la più grande rivoluzione è stata prevalentemente qualitativa, perché ancor più che in passato le aziende italiane di tutte le dimensioni, che siano piccole, medie o grandi, hanno puntato su un contenuto qualitativo pregiato dei beni che realizzano e che vendono sui mercati internazionali. Ne risulta un sistema produttivo fortemente orientato all'estero. Il 22% delle aziende italiane vendono all'estero. Le aziende tedesche in percentuale sono di più. In Germania il 33% delle aziende vendono all'estero, ma stiamo parlando, come sapete benissimo, di un sistema produttivo completamente diverso che presenta anche un approccio ai mercati internazionali, non soltanto nelle vendite ma anche negli approvvigionamenti, diverso rispetto a quello delle aziende italiane. I francesi, per intenderci, si collocano attorno all'11-12%, quindi diciamo che i francesi sono alla metà in termini relativi rispetto agli italiani e noi siamo 2/3 dei tedeschi, siamo molto ben posizionati. Tutto bene quindi per quanto riguarda l'export. Sarebbe una conclusione, ahimè, anche questa piuttosto affrettata, nel senso che le aziende italiane hanno dimostrato di essere molto resilienti ma contemporaneamente molto flessibili. So bene che adesso tutti detestano il termine resilienza, ma rende l'idea. Hanno dimostrato anche di essere capaci di intervenire sui processi produttivi in tempi estremamente rapidi e di far fronte ai mutamenti della domanda internazionale in maniera estremamente pronta e convincente. Cosa manca, verosimilmente, in questo contesto delle aziende italiane per essere ancora più competitive sui mercati internazionali? Beh, tanto per cominciare, probabilmente una politica di affiancamento da parte dell'autorità pubblica che sia in qualche maniera assimilabile rispetto a quella di cui godono le imprese che operano in altri Stati membri dell'Unione. Avete letto il contenuto della legge di bilancio che è stata presentata in questi giorni, semplifico parlando di legge di bilancio. I margini di manovra fiscale, non soltanto per questo governo ma anche per i governi che l'hanno preceduto, sono obiettivamente molto contenuti. E quindi immaginare degli strumenti di supporto ulteriori all'export italiano è obiettivamente difficile, così come è difficile immaginare degli strumenti di supporto agli investimenti effettuati dalle aziende italiane a vocazione per l'export in più rispetto a quelli che già sono effettivamente disponibili. Noi abbiamo il PNRR, spesso e volentieri viene citato come la panacea di tutti i mali del sistema produttivo italiano. Speriamo che questo sia effettivamente efficace, però se progetti come Industria 5.0 vengono relegati esclusivamente al framework del PNRR, vuol dire che obiettivamente rispetto ad altri sistemi produttivi europei abbiamo un problema di cui dovremo tener conto. Un'osservazione del tutto personale mi porta a pensare che questo sia anche uno dei motivi della flessibilità delle aziende italiane. Tutto sommato, il fatto di non avere
un forte accompagnamento pubblico alla loro attività di export e alla loro attività di scouting sui mercati internazionali e di investimento diretto all'estero le rende anche molto più agili, molto più veloci, molto più flessibili quando poi si tratta di modificare i propri piani di espansione. L'altro fattore che potrebbe essere effettivamente limitante per l'ulteriore crescita del settore italiano export oriented è la disponibilità di alcuni fattori produttivi. Io non parlo né di terre rare né di rottami ferrosi o altri fattori materiali, io parlo in particolare di alcune categorie di manodopera qualificata che cominciano a scarseggiare nel nostro paese e che probabilmente richiederebbero un investimento più deciso da parte del nostro sistema, non soltanto pubblico ma anche privato. Infine, la capacità di leggere quanto sta accadendo sui mercati internazionali da parte delle nostre aziende, soprattutto quelle medie e piccole, spesso e volentieri è carente. E forse sarebbe opportuno che, metto anche Confindustria ovviamente in questo novero, che tutti i soggetti che hanno la vocazione e l'accompagnamento delle imprese italiane all'export facessero uno sforzo in più per spiegare le dinamiche che stanno avvenendo sui mercati. E quello che stiamo provando a fare, la cattiva notizia è che capire le dinamiche che stanno realizzando sui mercati è tutt'altro che facile e spesso e volentieri può condurre a delle conclusioni che sarebbero fuorvianti. Faccio un accenno alla cronaca recente. Il 20 ottobre sapete che si è tenuto a Washington il vertice UE-Stati Uniti. Sulla stampa avete letto che il vertice è stato dedicato esclusivamente o comunque in larghissima misura alla soluzione dei problemi politici legati alla crisi ucraina e a quella israeliana. In realtà il tema, il piatto forte di questo incontro avrebbe dovuto essere la soluzione delle controversie commerciali ancora vive, ancora attive tra Stati Uniti ed Unione Europea e che riguardano, come sapete, l'accesso ai crediti d'imposta per le auto elettriche realizzate da produttori europei sul mercato americano e possibilmente la modifica o addirittura l'abrogazione del regime tariffario, poi trasformato a partire dal 2021 in regime di quote per acciai ed alluminio prodotti nell'Unione Europea. Beh, anche qui avrete letto i resoconti di questo incontro, si è discusso per giorni ed in maniera anche abbastanza serrata su come arrivare ad una soluzione politica che fosse immediatamente declinabile in termini formali e tariffari, soprattutto il risultato è stato, quindi, una manifestazione palmare di incomunicabilità tra quelli che dovrebbero almeno in astratto essere considerati come due amici fraterni e che si avviano a rafforzare ulteriormente la loro amicizia e la loro collaborazione per far fronte più efficacemente alle turbolenze dei mercati. Non è stato così. Da parte degli Stati Uniti e della stessa Unione Europea l'idea era quella di creare una specie di globalizzazione selettiva, una specie di club del Green Steel che consentisse ai produttori europei di acciaio a bassa emissione di CO2 di esportare di fatto in franchigia d'imposta verso gli Stati Uniti e quindi sfuggire al regime che l'amministrazione Trump introdusse nel 2018 e che ha colpito severamente i nostri produttori. Quando dico nostri produttori, dico produttori europei, perché poi per qualche ragione che sarebbe il caso di approfondire, noi non abbiamo risentito particolarmente di questo tipo di limitazione. La contropartita che gli Stati Uniti chiedevano era che noi introducessimo immediatamente e senza ulteriori istruttorie dei dazi che impedissero ad alcuni paesi emergenti, lascio a voi immaginare in particolare quale, di esportare a tariffe, a basse tariffe i propri prodotti verso l'Unione Europea e questo per creare un level playing field tra produttori, soprattutto cinesi, che possono godere di supporti statali, di sussidi statali molto, molto elevati e comunque non sono sottoposti ai stessi vincoli in materia ambientale, i produttori europei e i produttori americani. Di fatto era la ricetta perfetta per costruire una globalizzazione selettiva e differenziata. L'ambizione non è più quella di costruire un sistema multilaterale degli scambi che sia davvero totalizzante, universale e del tutto inclusivo. La globalizzazione, la liberalizzazione non è più un'ideologia assoluta, universale. È un'ideologia che di volta in volta va tradotta in scelte concrete e che porta, in molti casi,
a scegliere i partner con i quali liberalizzare e a lasciare fuori dal club quelli che per motivi politici, economici o finanziari non riteniamo debbano appartenervi. Beh, questo progetto è fallito perché noi abbiamo delle regole, sono le regole sull'antisovvenzione e l'antidumping che l'Unione Europea ha adottato, esattamente come gli Stati Uniti, e riteniamo che la struttura, la cattedrale dell'OMC, perché è una cattedrale, debba essere rispettata e quindi che debbano essere rispettati tempi e procedure che derivano dagli accordi che abbiamo liberamente sottoscritto a partire dal 1995, anzi a partire dalla Costituzione del GATT. Quindi questo primo volé è stato messo da parte e non si è riusciti per il momento a trovare una soluzione. L'altro volé era quello dell'accesso ai crediti imposta, che negli Stati Uniti sono molto significativi e che stanno avvantaggiando molto i produttori locali, a partire da Tesla, per le auto elettriche, a condizione che si dimostrasse che una parte dei contenuti particolarmente pregiati, in particolare delle batterie, avessero determinate origini, in particolare un'origine europea o un'origine statunitense. Anche qui non si è riusciti a trovare un accordo per una serie di ragioni, ma in questo caso determinante è stata la considerazione, che puramente mercantilistica, secondo la quale, non essendoci certe materie prime nella disponibilità dei produttori europei in Europa, molto difficilmente avrebbe potuto utilizzarle per approvvigionare il mercato statunitense. Quindi questo rivela come anche tra potenze economiche e commerciali affraternate da una lunghissima storia di collaborazione e di scambio più o meno libero esistano ancora delle incomprensioni che possono avere delle implicazioni estremamente complesse. Ora, come fare per innanzitutto comprendere e poi descrivere queste dinamiche, che hanno a loro volta una complessità persino maggiore se si scende di livello e si va ad approfondire sul piano tecnico, all'esportatore che magari guida una piccola impresa, ha avuto un'idea molto brillante, l'ha messa in pratica con un processo produttivo che qualche volta suscita invidia ai nostri concorrenti, ma verosimilmente non ha capacità di intelligence che invece altri soggetti potrebbero avere. E quando parlo di capacità di intelligence mi riferisco anche a tutta la liturgia del risk assessment. Quello che è successo negli ultimi 2-3 anni e soprattutto quello che è successo con la crisi ucraina ha fatto comprendere alle imprese esportatrici italiane che il risk assessment non è più un passaggio quasi rituale quando si effettua un investimento all'estero o quando si decide di esportare verso il mercato estero. Il risk assessment adesso è diventato pivotale, è diventato il fulcro su cui si basano le scelte di espansione all'estero delle imprese italiane. E deve esserlo sempre di più. Da parte nostra, come Confindustria, stiamo cercando di sensibilizzare le imprese affinché si dotino possibilmente in house di strumenti che possano aiutarle a compiere un risk assessment, ma è questo uno spazio per cui esiste un'ampia disponibilità di mercato. Ciò che non è più possibile effettuare è, come dire, considerare il risk assessment come una delle varie considerazioni da fare quando si compie la scelta di recarsi all'estero. Non è più così. Si parte da quello, lo si fa in maniera estremamente seria e professionale e poi si decide come accomodare le altre variabili del sistema. Anche qui scado nell'aneddotica, però potrebbe essere utile citare dei casi concreti. Quando l'Unione Europea ha cominciato a sanzionare assieme agli Stati Uniti la Russia a seguito dell'invasione dell'Ucraina, uno dei problemi che le aziende italiane hanno dovuto affrontare era quello di capire se i loro interlocutori russi fossero o no iscritti in un elenco di soggetti sanzionati con i quali sin dal primo momento l'Unione Europea ha stabilito non si dovessero fare affari. La cosa sembra banale, si ha un elenco telefonico, si cerca il nome, in realtà non è così. Perché ciò che la Commissione Europea, che abbiamo interpellato in diverse occasioni, per avere un'interpretazione autentica di quei regolamenti, in realtà chiedeva, era che il principio della proibizione degli affari e dell'interlocuzione commerciale con certi soggetti venisse rispettato e non la forma. Dunque occorreva
ricostruire tutte le catene di partecipazione e persino i rapporti non formali tra aziende con le quali si avevano, si intrattenevano relazioni commerciali ed aziende che invece erano iscritte in questa lista dei soggetti sanzionati. Ora, questo è obiettivamente un problema che le aziende esportatrici italiane possono avere. Non c'è la possibilità per molte di loro di compiere un esame così approfondito non soltanto della normativa ma anche del contesto in cui le operazioni sull'estero avvengono. Quindi è un altro problema di cui occorre tener conto, un altro problema che le aziende italiane cominciano a sentire. Per il resto mi è molto piaciuto l'intervento del professor Fortis in riferimento alla tecnologia impiegata nei nostri processi produttivi, alla informatizzazione, alla diffusione ubiqua della robotica nelle aziende di ogni dimensione in Italia. Vi assicuro che è qualcosa che sfugge alla maggior parte degli osservatori, soprattutto nazionali, ma che non sfugge ai nostri competitor stranieri, i quali spesso e volentieri, qui faccio riferimento alla mia precedente incarnazione professionale, quando possono scegliere che bandiera usare per promuovere i prodotti che intendono vendere sul mercato locale, mettono da parte da loro e utilizzano la nostra, perché riconoscono un capitale di prestigio, di affidabilità e di marketing che si associa al Made in Italy, che non è soltanto quello di cui si è parlato, ma è letteralmente un capitale innanzitutto tecnologico e di affidabilità. Io non mi dilungherei oltre. Vi ringrazierei ancora una volta per aver invitato Confindustria e me come rappresentante di Confindustria questa sera a questo evento di oggi e grazie soprattutto, lo ripeto ancora una volta, per i due messaggi che sono usciti fuori da questo incontro fino ad oggi, e cioè che i 56 sono i nuovi 30, la cosa mi ha fatto estremamente piacere, mi dà un boost d'ottimismo con il quale guardare al futuro, farò 57 anni la settimana prossima, questo... E soprattutto che l'industria italiana è infinitamente più competitiva, più agile, più resistente, più intelligente, possiamo dircelo, rispetto a quanto molto spesso noi stessi pensiamo. Grazie. Grazie. Grazie, grazie mille. Grazie a Raffaella Langella, direttore generale di Confindustria, e anche del suo intervento abbiamo fatto tesoro e adesso commenteremo anche I vari aspetti emersi da questi interventi appunto con la nostra conferenza. Allora intanto richiamo di nuovo sul palco Ugo Loser e anche Luigi Consiglio, a cui chiedo appunto di raggiungerci per animare insieme a me la conferenza alla quale parteciperanno Giovanna Dalla Posta, amministratore delegato di Invimit SGR, è la società che gestisce il patrimonio immobiliare pubblico, e poi due premiati di questa sera, Matteo Liberali, amministratore delegato di Luve, e Valeria Sandei, amministratore delegato di Alma Wave. Quindi io mi prendo questa libertà di spostare un pochino perché altrimenti non riesco a vedervi, quindi spero di non far arrabbiare la regia, semmai verranno a spostarmi con la forza, se ce la fanno. Grazie di nuovo, adesso ci raggiungono tutti, vi facciamo accomodare come preferite, tanto vi disconosco perché a volte l'ordine della seduta è funzionale al presentatore se non si ricorda i volti degli ospiti. Questa sera ce la dovrei fare. Allora Luigi, siediti perché voglio partire con te. Volevo di nuovo, certamente. No, semplicemente perché volevo completare un po' il ragionamento che hanno fatto per noi sia Marco Fortis che Raffaele Langella sulla peculiarità del tessuto economico produttivo del nostro paese, dell'impresa italiana, resiliente e flessibile. Questo tema è stato utilizzato tante volte questa sera e queste sono delle doti molto importanti, visto che hanno consentito alle imprese italiane di fronteggiare le numerose difficoltà che ormai stanno imperversando attorno a noi e purtroppo hanno anche questa matrice bellica che non ci piace affatto. Poi ci sono tutti i temi finanziari, l'aumento dei tassi di interesse, quindi insomma anche la congiuntura, recessione sì, recessione no, a che cosa andremo incontro nei prossimi mesi. Siccome so che tu l'hai studiato, Luigi, e magari ci puoi delineare anche un po' il quadro che potrà arrivare nei prossimi mesi, andremo incontro ad un rallentamento importante della domanda nel 2024, quindi insomma le imprese che cosa devono aspettarsi
in uno scenario possibile. Mi piacerebbe però riprendere quello che abbiamo detto, che hanno detto tutti e due, sia Fortis che l'Angela. Noi stiamo vivendo di nuovo in un contesto di una stampa che ci dipinge come straccioni. Siccome quando abbiamo studiato... Io non sono tra quelli però, ecco. No, a parte... sto scherzando. No, ma è vero, è vero. Sto è vero. Scherzando. Però, a parte le battute, la verità è che la domanda, abbiamo studiato tutti a pagina 3 del libro di qualunque macroeconomia, che è data dal ruolo delle aspettative. Il ruolo delle aspettative è spingere persone a smettere di spendere. Allora, se tu continui a raccontare che siamo in una situazione depressiva che arriva alla domanda, a noi, a me, risultano alcuni blocchi della domanda, soprattutto nel mondo meccanico, ma la domanda di base del largo consumo e dei consumi durevoli immediati, no. Non è. Pensate alla benzina a 2 euro e non è possibile riuscire a entrare in autostrada in qualunque momento senza avere tutti in macchina. La spesa continua come prima, quindi adesso bisogna cominciare a cercare di zoomare su questo aspetto. Non ci sono all'occhio crisi aziendali degne di nota, non c'è un calo dell'occupazione, non ci sono i fattori tipici, caratteristici dei prodromi di una crisi. Cosa significa questo? Che dobbiamo cominciare a guardare i dati prima di parlare. Ora c'è in ballo la finanziaria e quindi i giornali si schierano continuando a dire cose che alla fine non sono vere, ma condizioneranno i comportamenti se si insiste in questa maniera. Quindi concentriamoci per cortesia su quello che noi abbiamo fatto di prezioso, che è questo tessuto di imprenditori che, se lo confrontiamo con la Francia e con l'Inghilterra, dove hanno alcuni pilastri, come diceva Marco Fortis, abbiamo una capacità reattiva incredibile, perché gli imprenditori ancorati ai propri territori trascinano la società, e la trascinano non solo in termini economici ma in termini culturali e in termini valoriali. Sono tanti, hanno pochi costi fissi, resistono alle crisi, attenzione, e soprattutto sono diversificati. E noi vedete che qua abbiamo dall'intelligenza artificiale alla meccanica, abbiamo dai citofoni siamo eccellenti in un numero enorme di industrie. Quindi prima che la domanda ti impatti, come può succedere ad un'economia solo legata all'energia, pensate quello che è successo alla Russia con la difficoltà sull'energia, ma quello che succede a chiunque sia monocultura o anche abbia un paio di industrie di riferimento. Noi siamo così diversificati che possiamo permetterci dei terremoti senza danneggiare tutto il grattacielo. Benissimo, allora stimolo subito i nostri imprenditori su questo tema. Valeria Sandei, su questa questione della narrazione così distorta rispetto alle nostre eccellenze di impresa, condividete questo pensiero, che è un po' anche quel pensiero che riguarda l'intelligenza artificiale, se facciamo, no? Ci sono tante correnti di pensiero, chi la vede come questa entità misteriosa che vorrà battere in prospettiva milioni di posti di lavoro, e chi invece, come dire, cavalca quest'onda di questa rivoluzione tecnologica e cerca naturalmente di approfittarne per vedere come può essere funzionale questo sviluppo all'attività di impresa. E non solo, ma davvero, insomma, anche voi percepite questo tema del raccontano davvero un po' male quello che in realtà siamo in grado di esprimere? Ma allora, nel settore dell'informatica non riesco a sposare del tutto questa lettura, nel senso che l'informatica e in particolare l'intelligenza artificiale trasformerà il business di tutti qui presenti e di tutte le industrie, nella comunicazione, nel marketing, nella gestione dei sistemi informativi, i dati, la gestione dei dati, l'interazione con i clienti, l'interazione all'interno dell'organizzazione, l'evoluzione della macchina pubblica, la gestione delle risorse. Quindi è, come posso dire, un ampio spettro di tecnologie trasformative che andranno a far evolvere e a creare la competitività dei diversi sistemi. In Italia, diciamo che le aziende che operano sulla tecnologia, quindi che sviluppano tecnologia, che sviluppano prodotti e soluzioni, sono di taglia piccola o medio piccola, quindi start-up che fanno fatica a scalare, ovvero c'è una vastissima implementazione di soluzioni prodotte da software vendor esteri. Quindi diciamo che è una sfida molto forte.
La mia visione è che sia una sfida all'inizio, per cui che non si debba trarre una considerazione sul passato o su come si sia evoluto finora, perché il potenziale è talmente vasto che possiamo tutti, diciamo, correre la nostra sfida in Italia e anche all'estero. Però senz'altro il tema delle tecnologie evolute è un tema su cui, diciamo, fare qualche considerazione magari anche ulteriore. Quindi possiamo impegnarci a raccontare un po' meglio quello che sta accadendo. Quello questo che sta accadendo, quello che possiamo fare, quello che dobbiamo fare, quello che è importante per tutti i nostri settori industriali, quindi non solo per uno che si chiama IT, ma per tutti, perché appunto poi il riverbero è su tutta l'economia, per quanto io credo. Matteo Liberali, vengo da lei, anche lei chiedo un pensiero più o meno simile a quello che ho chiesto alla sua collega. Volevo anche ricordare un altro paio di cose che vi riguardano, mi corregga se sbaglio. È vero che i vostri apparecchi per il condizionamento di grandi edifici sono installati anche al Bolshoi di Mosca e all'Eliseo a Parigi? Quindi davvero... Sì, sono installazioni molto prestigiose, di cui andiamo molto orgogliosi. Adesso il Bolshoi non è di moda in questo momento, però è un'installazione abbiamo sì, fatto anni fa. Sì, quello è vero. E non volevo fare la battuta, però è ovvio che lì magari... Però... No, venendo al discorso, alla sua domanda iniziale, sì, c'è una narrazione condivisa a certi livelli che racconta il paese Italia in una maniera diversa da come... per esempio io lo leggo attraverso gli incontri che faccio con gli investitori stranieri, in particolar modo gli investitori stranieri hanno una, che conoscono e studiano i paesi e le società, hanno una percezione diversa, che ci sono tantissime società con dei valori, con un know-how caratteristico, con delle competenze specifiche, una capacità di competere straordinaria. Ce ne sono tantissime di imprese, le abbiamo viste anche oggi, per cui noi abbiamo questa tendenza a raccontarci male, questa narrazione per farci un po' male da soli, purtroppo è abbastanza una malattia del paese, no? Senza voler entrare in agoni politici che non mi interessano. Mentre invece dovremmo cercare, quello che ha raccontato oggi il professore è meraviglioso, ci sono alcuni dati che dovrebbero essere ripetuti, ripetuti, ripetuti per diffondere un pochino più di ottimismo, di consapevolezza dei valori che abbiamo. Poi abbiamo anche tanti limiti, è vero, ma io lo dico sempre anche quando facciamo le nostre riunioni, abbiamo sbagliato e sbaglieremo ancora, siamo perfetti, tutt'altro, c'è sempre tantissimo da migliorare in tutte le attività che facciamo, ma continuare a darsi le martellate sugli alloci, per non dire altri organi più delicati, secondo me è totalmente inutile. Dovremmo cercare di valorizzare quello che sappiamo fare bene e di avere la consapevolezza dove dobbiamo migliorare molto, e ce ne sono di aree, però il miglioramento è un processo continuo. Volevo chiederle anche un commento rispetto al tema dell'export e a un'osservazione che ha fatto prima l'Angela, quando diceva, commentando la manovra di bilancio, non le chiedo ovviamente un commento su questo, ma ricordava come ci siano stati pochi spazi di manovra, per esempio, tra i tanti possibili interventi da fare in questa fase, sostegno alle imprese per continuare a promuovere l'export. No, ma voi già esportate una quota impressionante della vostra produzione, mi chiedo per le aziende che tipo di intervento pubblico potrebbe essere necessario per continuare ancora a sostenervi, per crescere sui mercati internazionali. È davvero necessario? Per me è totalmente inutile, almeno nella nostra storia, io penso, magari immodestamente, che non c'è bisogno del supporto pubblico. Vedo, ho visto agli inizi in alcune fiere di settore dove ci sono delle fiere dove c'è il paese, l'area del paese che sostiene l'investimento nell'esposizione di tante società del paese. Però in realtà io non credo che ci sia bisogno del sostegno pubblico all'esportazione. Uno esporta se è bravo, se ha delle idee, se capisce i mercati e se ha qualcosa di valido da proporre. No? Così come non sono totalmente d'accordo quando si faceva il risk assessment, adesso è importantissimo, per carità, ma se uno parte a fare il risk assessment, se noi fossimo partiti a fare il risk assessment, oggi saremmo ancora solo a Oboldo, che è un paesino vicino a Saronno. No? E non saremmo andati in Cina, non saremmo andati in Russia, non saremmo andati in India, perché se avessimo fatto risk assessment con tutti i crismi probabilmente avremmo deciso di non farlo. Mentre io invece, e mio fratello mi è testimone, quando sono tornato dall'India la prima volta, sono andato a vedere la società che mi ha comprato, sono tornato e davanti a un consiglio che era abbastanza scettico ho detto: questo è un gioiellino ed è un'opportunità che non possiamo sprecare. E
per fortuna i risultati mi hanno dato ragione. Magari voi arrivavate anche da un'esperienza molto solida che vi ha consentito di individuare immediatamente l'opportunità da non perdere, forse magari quel metodo potrebbe essere adatto e necessario ad altre categorie di impresa con un po' meno esperienza alle spalle. Giovanna Della Posta, andiamo ad Invimit SGR, la società appunto pubblica che gestisce il patrimonio immobiliare pubblico con tante operazioni in corso, richiamati ultimamente anche un po' all'attenzione nostra, ci siamo anche sentite per esempio per parlare di possibili soluzioni da trovare per questa benedetta categoria di studenti universitari che non riescono a collocarsi in alcun modo in questo momento. Ma a parte questo, il tema dello sviluppo immobiliare e della gestione per esempio del patrimonio immobiliare pubblico è condizionato dall'incertezza nella quale ci stiamo muovendo in questo momento, che le imprese fronteggiano con le ricette che ci hanno raccontato questa sera, e voi appunto come vi barcamenate in questo scenario problematico per certi versi che sta maturando in questo momento? Allora sì, buonasera a tutti. Allora, sicuramente ci sono molte similitudini, perché noi ci occupiamo di real estate, ma in realtà io dico sempre che real estate è un contenitore di progetti, quindi è una scatola. Per cui qualunque progetto inventiamo, che ci piace, qualunque impresa possiamo sentire, ovviamente ha bisogno di un contenitore dove inserire il suo progetto, e noi costruiamo quel contenitore. È chiaro che se l'impresa si trova in una situazione di difficoltà, tutta la catena comincia in qualche modo a vacillare, e quindi il patrimonio pubblico è una fetta importante del patrimonio, ma noi guardiamo tutto il mercato e quindi sappiamo che c'è un mercato in Italia che fa fatica, esattamente come la piccola e media impresa. Perché? Perché l'Italia ha un tema particolare, cioè la scala, non ha la scala per competere molto spesso. Quindi la piccola e media impresa, così come tutte queste belle transazioni che sono micro transazioni che vengono sul mercato, non riescono a far arrivare i capitali, quelli veri, che girano sul mercato. Quindi oggi globalmente sappiamo che più o meno entro il 2025 ci saranno 140 trilioni di masse in gestione, di queste un terzo saranno ESG. È chiaro che se noi non seguiamo quest'onda, i grandi investitori non riescono a investire in Italia. Perché? Perché chiedono ticket da 200-300 milioni almeno. Quindi immaginiamoci anche un'operazione di private equity su un'impresa, insomma, hanno bisogno di imprese che crescono. Quindi io dico che innanzitutto bisogna osare, quindi andare all'estero, ed è esattamente quello che dice lei, e lo facciamo anche noi. Noi non eravamo conosciuti in Italia, adesso in Italia ci conoscono tutti, e io ho cominciato a mappare l'estero. Quindi sto coprendo tutta l'Europa, poi non mi sono fermata all'Europa, sono andata anche chiaramente cercando i fondi sovrani, perché sono quelli che hanno le maggiori liquidità. Cioè, aveva raccontato forse anche l'anno scorso che iniziava a fare questi tipi. E io sono appena rientrata da 2 ore da Riyadh, dove in 6 mesi sono già andata 3 volte, quindi per farvi capire anche l'attenzione. E mi ha impressionato molto come loro stanno supportando la crescita delle piccole e medie imprese. E allora ho chiesto proprio al Ministero, dico, ma qual è la ratio, cioè che cosa volete fare? Ed è importante andare in altri paesi anche a livello ministeriale, perché si capiscono delle cose che poi si possono anche portare nel nostro paese, si può imparare anche, no, dagli altri. Allora, la prima cosa, mi hanno detto che loro sanno di essere un obiettivo per le grandi multinazionali, ma le grandi multinazionali non creano concorrenza, e quindi invece loro vogliono la concorrenza, e quindi praticamente incentivano la nascita di piccole e medie imprese che poi devono necessariamente crescere, no? E poi, nonostante, possiamo immaginare, hanno risorse infinite, cioè inimmaginabili le risorse del paese, dell'Arabia Saudita, sono veramente alla ricerca di capitali da far entrare nel paese. E allora ti chiedi, ma perché, visto che hanno fiumi di denaro? Perché? Perché questi investitori portano crescita, PIL, occupazione, know-how, e sono queste le cose che fanno crescere, non le risorse economiche soltanto. Quindi non è soltanto l'operazione finanziaria, c'è dietro una logica industriale importante, no? Di costruire tutta una serie di filiere all'interno del paese. E allora, quando io vado all'estero, mi confronto con questi paesi e mi rendo conto che l'Italia ha tanti fondamentali, perché in Arabia Saudita
l'obiettivo che si sono dati nella Vision 2030 è di arrivare al 10% di incidenza del turismo sul GDP. Noi ce l'abbiamo già. Poi vogliono arrivare al 5% di incidenza dello sport sul PIL. Noi ce l'abbiamo già. Quindi cominciamo a dire che ci sono una serie di cose per cui c'erano molti italiani. Immaginate che a questo forum il 20% delle aziende presenti erano italiane e alla fine quello che ci chiedono è di portare know-how, perché alcuni obiettivi che noi abbiamo già raggiunto loro ce li hanno come ambizione. Allora ecco, raccontiamola bella, bene questa storia, tant'è che io sono andata lì a parlare di investimenti nel turismo, sport e cultura, perché un'altra cosa che ci sono diverse aziende italiane e magari anche musei importanti che stanno facendo un transfer knowledge lì, quindi stanno insegnando a gestire, a creare i musei, che noi abbiamo oltre 4.000 musei nel nostro paese, quindi quando raccontiamo la storia dell'Italia concordo nel fatto che probabilmente ci auto autolesionisti un po', c'è un po' di sicuramente di sottovalutazione di quelli che sono i nostri punti di forza, però dobbiamo anche essere secondo me lucidi e concreti sui punti di debolezza. La scala è veramente un tema, perché io quando mi presento sul mercato, grazie al fatto che ho dietro di me una macchina statale confezionando delle operazioni, noi ci siamo sentite, ci siamo inventati l'OPA sul patrimonio immobiliare, siamo in borsa, quindi sembra quasi una cosa, però ci siamo inventati delle cose per raggiungere la scala. Perché? Perché anche lo Stato prima vendeva casa a casa, palazzo palazzo, e questo ovviamente non è possibile. Allora secondo me anche le imprese devono ragionare di come fare, io ne ho viste tante di quelle che erano anche in semifinale con 20-30 milioni di fatturato, che devono necessariamente crescere, perché la resilienza è anche questo. Quando poi arriva la tempesta, un'azienda che fa 20 milioni, 30 milioni di fatturato rischia di essere spazzata via. Quindi, insomma, pregi e difetti, però insomma io quando vado all'estero di pregi ne vedo veramente tanti. Bene, fatto tempo. Bene ricordare anche quando ho visto le imprese candidate, perché ricordo che lei è anche membro appunto della giuria che seleziona i vincitori finali. Ugo Loser, arrivo a lei per un punto di sintesi delle osservazioni che abbiamo sentito fino a questo momento, ma ci aggiungo un pensiero. La finanza nel bene o nel male muove tutto, muove tanto, naturalmente il grande motore di tanti cambiamenti, e quindi mi chiedo quale può essere l'ulteriore, perché voi ne già date tanto. Siete investitori di lungo periodo in tante eccellenze di impresa italiane, ci credete assolutamente, voi non avete l'atteggiamento del mordi e fuggi, quindi c'è sempre un pensiero, una filosofia, uno spirito, una traiettoria di lungo termine, però serve anche appunto infondere fiducia in questi imprenditori, soprattutto in quella gamma di imprenditori che magari al mercato non si apre, che per voi rappresenterebbero delle straordinarie opportunità. Ma come si può movimentare questo potenziale che in Italia è lì silente e non si risveglia e non si apre, perché davvero ne trarrebbe vantaggio ulteriormente tutto il paese? Ma io credo che anche grazie a queste iniziative in realtà un po' di movimento lo vediamo. Personalmente penso di essere una voce fuori dal coro, credendo oggi, ritenendo che il nostro debito pubblico sia un vero problema, che il mondo pubblico e la valutazione del debito pubblico non è fatto da sprovveduti politici, ma è fatto da professionisti avidi che, se vedessero nel nostro debito pubblico un'opportunità, si precipiterebbero a comprarlo, e se non lo fanno chiaramente qualche punto di domanda ce la dobbiamo fare. È chiaro che la comunicazione, ma soprattutto l'azione riguardo al debito pubblico, può e deve migliorare. Oggi, insomma, per usare un linguaggio un po' colorito, noi abbiamo una finanziaria che dà l'immagine di un paese alla canna del gas, dove aumentiamo l'IVA sui pannolini per tagliare il cuneo fiscale, e chiaramente questo come immagine non aiuta.
Però, come si dice, il debito pubblico è una sfera patrimoniale separata rispetto ai risparmi degli italiani e alla forza dell'economia italiana, e deve stare in piedi da solo, perché se invece noi li mettiamo assieme, offriamo il fianco all'argomento, diciamo, dei paesi frugali, come venivano definiti, per cui hai un grande debito pubblico, hai un grande risparmio, per evitare ipotesi di mutualizzazione mettiamoli assieme, fate una bella patrimoniale, no? Bella, significativa, grande, il problema del debito pubblico risolto, e nessuno dei paesi frugali ha più un problema col debito pubblico italiano. Ecco, questo è il vero pericolo, e quindi finché noi non abbiamo una diciamo politica di gestione del debito pubblico seria e basata su interventi strutturali, credo che il premio a rischio sull'Italia rimarrà, e questo mortifica anche le capacità di crescita dell'Italia. Dall'altro lato, sempre gli stessi investitori che non comprano debito pubblico si precipitano a comprare tutte le eccellenze italiane. Se noi guardiamo il numero di operatori di private equity e anche di private debt stranieri con grossi capitali che vengono in Italia, sono tutti grossi nomi. E tra parentesi, in questi giorni noi stiamo negoziando la vendita della rete TIM a KKR, che tutto è tranne uno sprovveduto, è uno dei colossi, no? Del mondo, e quindi è convinto della sostenibilità dei prezzi, e parliamo di un'operazione di 25 miliardi in su. Ecco, quindi io credo che bisogna comunque mantenere la giusta prospettiva. Dopodiché credo che negli ultimi anni, ci piacerebbe prenderci il merito noi di eccellenze di imprese, però ci sia stato un cambiamento veramente epocale dell'atteggiamento delle famiglie imprenditoriali rispetto ai capitali finanziari, ovvero la presenza di investitori professionali. Più che della quotazione, devo dire, del mondo di tutti i private markets, aiutano molto, e questo aiuto è percepito, aiutano nella disciplina, nella progettazione dei budget, del reporting, aiutano nei processi di innovazione e internazionalizzazione, sono processi complicati e vanno fatti secondo certi criteri, aiutano nell'employer branding, nella capacità di attrarre, motivare e ritenere i talenti necessari al continuo perseguimento dell'eccellenza. E in questo credo che le opportunità saranno sempre maggiori, quindi credo che sia innestato un circolo abbastanza virtuoso, per cui i risparmiatori e comunque i capitali hanno capito che le aziende italiane d'eccellenza sono un ottimo affare dal punto di vista di investimento, e gli imprenditori hanno capito che questi capitali con questa visione sono una grande opportunità per un'ulteriore crescita. Allora, io tra l'altro non ho idea dell'orario, faccio ancora un'altra domanda velocissima a tutti, fino a quando non ci cacciano via, però volevo continuare a soffermarmi su aspetti emersi negli interventi precedenti, come per esempio quello altrettanto importante rispetto ad alcuni temi difettosi di cui abbiamo parlato, perché in realtà stiamo provando a fare la narrazione giusta delle storie di imprese di questa sera, ma c'è questo tema di carenza cronica di manodopera qualificata, emersa soprattutto nell'intervento appunto di Langella, che ha detto, insomma, noi sì, abbiamo probabilmente un problema di materie prime, ma non è oggi la questione delle terre rare dei chip a preoccuparci, piuttosto della mancanza appunto di professionalità adatte a garantire anche questi tassi di crescita che abbiamo, soprattutto su direttrici molto innovative. Valeria Sandei, voi che siete proprio l'azienda innovativa per eccellenza, come state gestendo questo problema, se per voi lo è in questo momento? Ma ovviamente lo sviluppo, noi non abbiamo materie prime, la nostra materia prima sono proprio i cervelli, quindi le persone che sviluppano il codice dei nostri prodotti, che sono in grado di declinarli nei diversi ambiti, quindi è un tema molto importante.
Devo dire che il percorso che abbiamo seguito, quindi anche il fatto comunque di aver quotato la società, ha dato quel giusto impulso, quella giusta visibilità a tutto ciò che veniva realizzato, e quindi da questo punto di vista siamo diventati molto più anche attrattivi e il contesto è comunque positivo di evoluzione sia nell'ambito dei laboratori sia di tutte le altre figure specializzate che sono attorno a uno sviluppo tecnologico, perché poi appunto sviluppare in Italia tecnologie significa avere capacità di marketing, significa avere capacità commerciali, significa avere tutta la filiera che sta dietro allo sviluppo della tecnologia, la sua comunicazione. Quindi dal nostro punto di vista è ovvio che questo sia un tema sempre sotto la lente di ingrandimento, perché crescendo, evolvendo il business, andando all'estero, siamo sempre alla ricerca di nuovi talenti e di nuove persone, ma è abbastanza soddisfacente. Che cosa non abbiamo capito noi dell'intelligenza artificiale, a parte tutte le potenzialità di sviluppo che ci ha molto ben illustrato prima in uno spettro molto interessante, quello che ci aspetta noi che facciamo delle professioni di carattere intellettuale? Abbiamo visto lo sciopero tremendo degli sceneggiatori di Hollywood, ma ci dia il lato buono della medaglia, in che cosa davvero sta sorprendendo questa rivoluzione, anche inaspettatamente, che cosa non stiamo vedendo? Io credo che il lato buono oggi sia di gran lunga superiore all'aspetto negativo, che comunque va sempre verificato, monitorato. In Europa abbiamo fatto un percorso anche più evoluto rispetto ad altri contesti di mercato, quindi tutti conosciamo il tema dell'AI Act, quindi della sua prossima attuazione. L'AI Act va già a normare tutti quelli che sono i principi etici che devono essere alla base dello sviluppo di queste tecnologie, ma anche mappa quelli che sono i gradi di rischio accettabili o non accettabili all'interno delle diverse applicazioni. Quindi alcune cose semplicemente si dice non sono accettabili, non sono applicabili. Questa cosa io credo che faccia da sfondo ad un percorso molto positivo prospettico dell'AI. Non sempre le regole alla fine servono a dare una strada, no? Da sempre questa strada deve esistere, e poi all'interno di questa strada si può diciamo portare a valore il bene di queste nuove tecnologie in tanti mondi, nella salute che non ho magari menzionato prima, pensiamo alle nuove cure, ma anche a dare quella spinta al modello di telemedicina che l'intelligenza artificiale può dare, all'ottimizzazione delle risorse energetiche, acqua, gas, alla loro gestione, alla prevenzione delle perdite. Come sappiamo l'acqua è dispersa al 40%, pensate quanto può essere importante adottare. Il turismo, si è parlato di turismo, il turismo è basato ormai sui dati, sulla comprensione dei flussi, sull'analisi dei flussi, sull'analisi del footfall, del sentiment su base geolocalizzata, sull'esperienza semplice. La pubblica amministrazione, no? Con tutti i suoi servizi rivolti al cittadino, queste tecnologie danno semplicità, trasparenza. Quindi non, diciamo, rispetto al finance, le banche, l'evoluzione dei servizi, tutte quelle piattaforme olistiche che sempre più portano alla convergenza settoriale e multidisciplinare si basano su queste tecnologie. Quindi io vedo tanti risvolti positivi che possono portare un miglioramento nelle nostre vite come cittadini e come clienti e come semplici utilizzatori, con la giusta attenzione. Certo. Matteo Liberali, ritorno da lei un attimo per così leggere nella vostra sfera di cristallo e raccontarci come vi vedete domani, dopodomani, nell'arco di un determinato periodo di tempo. Qual è la vostra ricetta per reclutare le professionalità che vi servono, visto che le vostre peraltro devono anche sostenere il processo di transizione energetica, e quindi avete anche voi bisogno di profili professionali molto innovativi, molto preparati, molto aggiornati? Noi abbiamo, come ho detto prima, una storia di collaborazione con tante prestigiose istituzioni universitarie. In particolar modo abbiamo cominciato col Politecnico di Milano. Io ricordo sempre con orgoglio che oggi il direttore tecnico del gruppo, il responsabile del laboratorio del gruppo, sono due ragazzi che sono venuti da noi a fare la tesi sperimentale sulla formazione di brina nelle lettere. E l'avete tenuti, certo. E hanno fatto carriera all'interno del nostro gruppo, facendo anche un'esperienza all'estero. Uno è stato in Germania per alcuni anni, allora si usava anche questo espediente per non fare il militare, no? Perché io sono una generazione un po' anziana, sono un nuovo trentenne anch'io, ma insomma. Devo dire che facciamo più fatica oggi, cioè
è molto frequente parlare dell'attrazione dei talenti, cosa bisogna fare, le academy, abbiamo fatto tante iniziative, ma facciamo un po' più fatica, forse sono invecchiato io, si fa molto più fatica ad attrarre persone, ma soprattutto a fidelizzarli, no? Poi si può sempre sbagliare, però diciamo che noi cerchiamo ingegneri energetici, cerchiamo ingegneri matematici, cerchiamo laureati in economia, cerchiamo disegnatori 3D, CAD, operatori di macchina. Facciamo fatica a trovare professionalità in tutte le categorie, dal lavoro in officina fino alla progettazione, alla vendita. Abbiamo dei percorsi di formazione interna molto strutturati, che stiamo cercando di strutturare ancora meglio, però facciamo più fatica a fidelizzare le persone e il paradosso è che noi possiamo offrire ai giovani l'opportunità di fare un percorso di crescita in azienda anche facendo delle esperienze all'estero e raramente accettano. Raramente. In questo momento abbiamo due italiani che sono uno in America e uno in Russia, è rimasto perché ha deciso di rimanere. Facciamo abbastanza fatica. Però insomma sono i figli di questa era che hanno questo tipo di approccio con il mondo e del lavoro. E il colloquio, la prima cosa che chiedono è quante ore di smart working fanno. Lo sappiamo bene, ce lo raccontano molto spesso. Ma se fai l'addetto alla sicurezza nell'officina non puoi farlo in smart working. Lo so, questo è purtroppo una delle tante eredità pesantissime che questo Covid ci ha lasciato e dovete imparare a gestire. Abbiamo un capo manutentore che ha chiesto quante ore di smart working poteva fare. Cioè un manutentore fa lo smart working, se riesce a fare la gestione delle macchine da remoto, che in parte si fa, però abbiamo apprezzato l'aver riguadagnato un pochino di qualità della vita e insomma sono dei profondi cambiamenti che gestiremo in qualche maniera, gestirete come avete sempre fatto. Un ultimo commento posso aggiungere una cosa? Allora, facendo fatica a mandare i nostri all'estero, stiamo cercando di importare professionalità. È un altro tema effettivamente, dall'India in particolar modo. Questa bilancia penda sempre solo da una parte, invece. E in questo caso la difficoltà è la burocrazia, invece, perché per portare lavoratori indiani ci sono ingegneri bravissimi, ci sono degli ingegneri polacchi bravissimi, per portarli in altre realtà, ma se arrivano fuori dall'Unione Europea è un dramma, no? Il paperwork, la quantità di documenti e i tempi sono incompatibili con le esigenze di un'azienda. Diciamo che allora forse questo potrebbe essere un buon punto in un'agenda anche di politica industriale responsabile. Prendiamo atto anche di questo suggerimento che è sicuramente molto molto puntuale e pertinente. Giovanna Dalla Posta, andiamo verso la conclusione, poi le conclusioni come sempre le affido a Luigi Consiglio, visto che come membro della giuria ha valutato tutte le storie che sono arrivate. Quali altri elementi e sono risultati sorprendenti rispetto alla carrellata di storie che ha esaminato? Sicuramente il tema dell'energia, quindi è un tema ricorrente, il tema anche dell'intelligenza artificiale. Poi io vedo il real estate veramente come trasversale a tutti. Pensate che leggendo il piano Net Zero di New York, è un documento bellissimo che si scarica dal sito, cioè una cosa meravigliosa, c'è una parte dedicata alle disuguaglianze energetiche, che ancora è un termine che non si è, diciamo, tanto visto qui in Italia, no? Perché? Perché se io abito in una casa che non è efficiente dal punto di vista energetico, non è soltanto un tema di costo, è un tema di come incide sulla salute di quello che abita la casa. La purificazione dell'aria, cioè quanto è l'aria che respiri in casa è un'aria, diciamo, adeguata. Insomma, tutte queste cose che ancora non si vedono in Italia, però io le ho lette nei bilanci di queste aziende che erano candidate, che ti fanno capire che queste aziende l'hanno già capito, no? E stanno andando in quella direzione. L'intelligenza artificiale, la telemedicina. Pensate che le case che stiamo progettando noi per over 65 hanno tutte intelligenza artificiale all'interno, per cui se una persona cade in casa, la casa se ne accorge. Quindi se la casa si rende conto che sei caduto, chiama un allarme. Se, non so, vi è capitato di vedere Netflix o di vedere Sky, non so, c'è anche Sky in sala, però a un certo punto se non interagisci con la TV ti compare una cosa che dice: sei sicuro, stai ancora guardando, stai dormendo? Ecco, se la casa si accorge che tu non stai interagendo, che sei fermo,
arriva un messaggio che ti chiede se va tutto bene. È una domotica avanzatissima. Sì, e questo però fa capire come questa intelligenza artificiale, di cui però la dottoressa, sarà permeabile, andrà in tutti i settori, nessuno di noi potrà, diciamo, esimersi. Però io, leggendo questi bilanci, ho capito che questi imprenditori, insomma, vedono veramente lungo e vedono lontano, e quindi devo dire con grande soddisfazione, poi li leggo sempre con molto anche interesse, perché è proprio una materia che mi piace, quindi complimenti, ecco. Bello questo tema anche della diseguaglianza energetica. Noi abbiamo un problema di povertà energetica nel nostro paese, ma il tema della diseguaglianza è importante, perché poi quando ci arrivano, fate solo caso al dibattito sulla direttiva Green, no? Che dovrebbe portarci a riqualificare ulteriormente i nostri edifici, ma la vediamo sempre come quell'obbligo arriva dall'Europa. Se anche questi processi fossero raccontati in maniera diversa, che hanno questa finalità anche di eliminare queste diseguaglianze, sarebbe veramente tutto un'altra impostazione. Io ti aggiungo una cosa, che si parla di passaporto energetico degli immobili, quindi se sono G, se sono D, se sono F. Io invece dicevo, ma perché non facciamo un passaporto energetico delle persone? Cioè, il mio comportamento sostenibile dal punto di vista energetico diventa un punteggio, e quindi io questo punteggio lo posso poi, diciamo, rispendere da qualche altra parte. Se si trasferisce in bolletta, secondo me lo recepiamo molto facilmente il messaggio. Insomma, quindi qua l'intelligenza artificiale deve aiutare a creare questo canale di trasmissione. Grazie a tutti, Luigi. Allora, facciamo una sintesi di questa 10ª edizione e soprattutto, in un'ottica un po' imprenditoriale quasi, andiamo a guardare all'anno prossimo, se avete in mente qualche cosa. Non... Allora, approfitto ancora della platea. Innanzitutto, questa platea per almeno il 40% è fatta da imprenditori, quindi tenete conto. E poi non si è alzato nessuno. Li conosco io, non necessariamente sono conosciuti da tutti, però è una platea molto importante. La seconda cosa è che saluto Alberto Bertone, ma c'è Francesco Casillo, non li cito tutti perché dovrei fare l'appello, grazie comunque a tutti di essere venuti, ma vorrei lanciare una mini bomba, che discutendo con qualche manager negli Stati Uniti, ho scoperto, cioè vi dico, lo smart working, di cui qualcuno di voi ha parlato, è discriminatorio. Allora, pensateci un istante, l'avete detto, l'avete bisbigliato, di fatto faccio figli e figliastri, chi se lo può permettere e chi no, gli operai non se lo possono permettere, gli impiegati se lo possono permettere, i medici non se lo possono permettere. Allora, è un'attività discriminatoria, cominciamo a dire le robe col nome e cognome, dopodiché la gente dirà non è vero, ma siamo inclusivi? Se siamo inclusivi, siamo inclusivi anche con gli operai, non solamente con i colletti bianchi. Quindi cominciamo a dare il nome e il cognome alle cose. Secondo punto, abbiamo vissuto di parole d'ordine tutta la vita. L'ultima è l'intelligenza artificiale. Ma tutte terrorizzanti. Ma da quando io ho l'uso della ragione, c'era sempre un elemento dove dovevamo alzare il tono, alzare il terrore, terrorizzare le persone che hanno prodotto il terrore della tecnologia, che hanno prodotto il blocco dello studio delle carni sintetiche, che hanno prodotto il blocco anche delle ibridazioni parlavamo con Fanin Serial Docs venerdì scorso, il blocco delle ibridazioni dei cereali che ti permetterebbero di sfamare il pianeta, hanno impedito di fare tutta una serie di fattori. Non dobbiamo temere la tecnologia. Noi, se voi guardate la curva di povertà negli ultimi, non so, 1000 anni, siamo ridotti che veramente i poveri, con tutto il rispetto, su 8 miliardi sono mezzo miliardo, è tanta roba, ma gli altri 7 miliardi e mezzo stanno adoperandosi per cercare di ridurre la povertà del rimanente mezzo miliardo. In compenso dobbiamo sfamare tutti, e per sfamare tutti dobbiamo lavorare di tecnologia, e l'intelligenza artificiale, come tutte le tecnologie, ci aiuteranno a fare dei lavori più qualificati, a fare dei lavori più piacevoli, più efficienti. Dobbiamo semplicemente guardare con ottimismo al futuro e alla tecnologia, smettendo, se possibile, di piangerci addosso. È vero che abbiamo un debito pubblico paralizzante, è vero anche che abbiamo una ricchezza privata come nessuno al mondo. Quindi io vi vorrei lasciare con un messaggio di speranza
e vi ringrazio per essere venuti qui e ci vedremo durante un 2024 ricco di eventi che Eccellenze d'Impresa garantirà. Grazie e complimenti alle imprese che si sono aggiudicate questa edizione 2023. Grazie, grazie, grazie Deborah. Grazie a tutti i consigli, Valeria Sandei, Giovanna Dalla Posta, il dottor Matteo Liberali, Ugo Loser, complimenti a tutti e grazie e buon rientro. Grazie. Grazie.